Bene, io direi che possiamo iniziare, anche perché ci sono diversi ospiti e protagonisti ovviamente di questa iniziativa, di conseguenza mi piace anche lasciare poi la parola ad altri. Io sarò relativamente breve, faccio questa premessa su questa iniziativa che la ritengo molto molto interessante e anche inedita. Credo di non essere smentito quando dico inedita, non so se ci sono state iniziative di questo genere in altri momenti, però credo che sia inedita. Le Marche storicamente hanno basato la loro ricchezza sulla imprenditoria diffusa, tendenzialmente le piccole imprese artigiane, che poi in qualche caso sono cresciute, divenute anche imprese grandi, interessanti e quant'altro, però è la tipica realtà un po' come il nord-est, diciamo così, della nostra nazione, come il Veneto, che si è basato sempre storicamente appunto sull'impresa diffusa. Questa tendenza in noi, a causa di crisi e una serie di situazioni, si è un po', diciamo, rallentata, non persa, nell'ultimo decennio. E però io ho notato questo, che quando un terreno è fertile, solitamente ricrescono velocemente anche le piantine, anche quando poi per un po' di tempo non si è seminato. Io ho notato in una serie di bandi che abbiamo portato avanti come assessorato in questi mesi, che incoraggiava la creazione di imprese, in parte finanziava anche la creazione di imprese, ci sono state molte, molte, molte richieste, tant'è che proprio i giorni scorsi abbiamo rifinanziato in parte anche quelle graduatorie che erano rimaste inevase, proprio perché tendiamo ad incoraggiare questa ripresa attraverso non tanto l'assunzione, diciamo in impresa, ma anche proprio la creazione stessa di imprese da parte soprattutto di giovani e anche di non giovani quando si ha la volontà di fare. In questo caso abbiamo anche immaginato questo percorso appunto che presentiamo oggi, non tanto sostenere e finanziare la nuova impresa, ci può essere anche questo, è giusto che ci sia anche questo, ma creare la cultura di impresa, creare la mentalità di impresa, cioè incoraggiare, orientare i nostri giovani a orientarsi verso il mettersi in proprio. E quindi far capire quelle che sono le specificità, le esigenze, gli sviluppi, le modalità anche di intraprendere impresa, ma soprattutto anche orientare proprio culturalmente il modo di pensare dei nostri giovani verso questo tipo di attività. Su questo abbiamo pensato di coinvolgere gli incubatori di impresa, appunto, startup che esistono e hanno sede nella regione Marche. Per questo abbiamo messo a bando una cifra anche interessante di 1.300.000 euro. Hanno partecipato diversi incubatori di impresa ed abbiamo aggiudicato ai quattro qui presenti con noi oggi, diciamo, queste attività da dover portare avanti. Queste attività sono sicuramente interessanti, poi saranno gli stessi protagonisti a presentarle, perché non è tanto la società incubatore di impresa di fatto, ma è in collaborazione con le università della Regione Marche, con enti accreditati dalla Regione Marche, enti formativi ed anche imprese private. Cioè, sono associazioni di imprese che si sono messe al servizio di chi intende intraprendere un percorso di imprenditore, un percorso di creare un'azienda. Secondo me questa è un'attività, ripeto, inedita, ma molto molto interessante, perché quando ritorno su questo, poi concludo. Una regione storicamente si è basata su questo, vuol dire che comunque c'è un humus che in qualche modo è positivo, che può essere rimesso in campo e creare nuova ricchezza e nuovo lavoro. E sotto questo punto di vista io sono molto fiducioso. Quindi ecco, questa è l'iniziativa che noi presentiamo oggi. Adesso lascio la parola al dirigente Rocchi che segue e ha seguito tecnicamente un po' tutte le fasi, ci dirà magari qualche particolare in più e poi mi piace che i quattro, diciamo così, responsabili dei quattro incubatori di imprese, di queste quattro associazioni estemporanee di imprese, non so bene come definirle, no? Questa vostra associazione con università e enti accreditati, eccetera, che si sono aggiudicati, diciamo così, questa gara di appalto e che in qualche modo metteranno in campo le loro iniziative, le loro specificità, per
di cui anch'io sono in parte curioso di capirne meglio, diciamo, le caratteristiche. Quindi io mi fermo, cioè perché l'essenziale credo di averlo detto, e mi piace più capire nella particolarità invece le varie iniziative. Massimo, prego. Grazie Assessore. Allora, questa è un'iniziativa interessante che si innesta sulle varie attività che come settore formazione e orientamento stiamo portando avanti, soprattutto nei confronti di un target ben specifico di destinatari, sono i giovani del nostro territorio, della Regione Marche, dai 18 ai 34 anni, e appunto l'obiettivo, la finalità è quello di diffondere questa cultura e mentalità imprenditoriale attraverso una azione capillare di orientamento su tutto il territorio regionale. Sono risorse consistenti per questa attività che abbiamo appunto messo a bando e che abbiamo definito come sperimentale, perché l'idea è comprendere bene insieme quali sono le attività da poter realizzare nella Regione Marche, in modo tale da poter poi valutare anche in prospettiva un rafforzamento di questa azione. Un'azione che si accompagna ad altre misure che abbiamo fatto nella formazione e in alcune politiche attive come quello del sostegno alla creazione di impresa, ma ci siamo resi conto che il finanziare solo le imprese non è sufficiente. Noi dobbiamo preparare i giovani della Regione Marche a avere le idee, a stimolare queste idee affinché si possano creare nuove imprese nella Regione Marche. Quindi ecco, noi andiamo a intercettare un target ben preciso e fare un'azione sul capitale umano, perché questo è quello su cui abbiamo la competenza e su cui abbiamo anche le risorse comunitarie. Stiamo utilizzando le risorse del Fondo Sociale Europeo, che sono risorse comunitarie che hanno prevalentemente come obiettivo quello di favorire l'occupazione. Quattro progetti, dicevamo, abbiamo finanziato, sono quattro progetti che non sono uno differente dall'altro, che vanno a fare dei focus ben precisi su tematiche differenti, proprio perché abbiamo cercato di intercettare anche da fuori regione, pur essendoci degli incubatori che hanno sede sempre nella Regione Marche, perché era comunque un requisito richiesto dal bando, esperienze anche di altre realtà. Questo per poter integrare e arricchire l'esperienza marchigiana. Il fatto di quattro progetti è anche creare una rete, un network, affinché queste esperienze possano mixarsi tra loro, contaminarsi e far crescere tutto il sistema e l'ecosistema imprenditoriale marchigiano. Quello che andremo a realizzare nel territorio della Regione Marche saranno iniziative, laboratori, workshop, visite anche all'estero e soprattutto il contatto con chi già ha messo in piedi delle aziende, ha sviluppato delle esperienze innovative e si mettono a disposizione come interlocutori privilegiati per trasmettere la loro esperienza e le loro competenze. Io direi che questa è la presentazione iniziale dei progetti. Io adesso darò la parola ai responsabili di ciascuno di questi quattro progetti, in modo tale da poter fare una breve presentazione e entrare più nel merito delle singole attività. Parto dal progetto Digitalens. Enrico Battistelli, in rappresentanza e come legale rappresentante dell'incubatore PD Cube, ci farà una panoramica su questo focus sull'ICT e la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. A lei la parola. Buongiorno a tutti, sono Enrico Battistelli, come ho detto, dirigente. Prima di tutto, visto che sono il primo a nombrare il ghiaccio dell'incubatore, ringrazio la Regione per aver veramente investiti su quello che secondo noi è formazione per i giovani che vogliono fare impresa. Questa è una cosa che sottolineo e che continuo a sottolineare anche quando vado nelle università, perché molte volte si tralascia un po' questo concetto di fare impresa, che invece per noi è fondamentale. Il PCube, come diceva l'assessore, ha creato quindi un gruppo, quindi un'area tecnicamente per affrontare questo progetto, questo fatto, l'ha vinto insieme all'Università di Urbino e W Academy come ente di formazione, la startup manifattura
e nello specifico anche chiaramente oltre il partenariato della regione tutti i soggetti che competono e partecipano nel nostro incubatore. Detto questo, il progetto digitale vuole in qualche modo portare dei giovani dai 18 ai 34 anni, questo è il target che la regione ha mirato, fondamentale, per poter riportare diplomati o laureati a un percorso innovativo in qualche modo, perché affrontare il digitale, questa trasformazione che è in atto di tutte le aziende, non solo medio piccole, anche quelle medio grandi, direi, nell'affrontare con dei nuovi strumenti, e questo è quello che noi vorremmo, in delle fasi ben distinte del nostro progetto, far toccare con mano a tutti i partecipanti. E abbiamo pensato di dividere, l'abbiamo chiamato in due wave, cioè in due momenti principali dell'anno, quello primaverile estivo, quello autunnale invernale, il nostro progetto, e lo faremo come? Lo faremo attraverso le quattro funzioni fondamentali, le quattro fasi che la regione in qualche modo aveva già evidenziato e noi abbiamo in qualche modo rielaborato, ovvero il ciclo di orientamento informativo, quello formativo, la parte di consulenza orientativa e il tutoraggio orientamento. Diceva bene anche il dirigente Rocchi, e parlando poi di stage, cioè di toccare con mano, di avere delle esperienze vere, perché noi pensiamo di entrare in delle aziende, che sono anche queste, quello che volevo dire all'inizio, comunque partner, se non in atto, del nostro progetto, e soprattutto abbiamo parlato di talent, proprio di talenti digitali, perché vorremmo che in questo percorso si individuino anche una sorta di vincitore, un po' per stimolare questo gioco continuo, che poi è studio, lavoro e stage, di tutti i partecipanti, quindi mettendo a disposizione, noi abbiamo pensato proprio dei viaggi all'estero, in dei grandi incubatori o co-working, magari anche in Italia, ma pensiamo anche in Europa, l'abbiamo previsto già da progetto per premiare le migliori idee. Tutto questo lo faremo con delle ore dedicate di tutti i nostri consulenti interni per tutti i partecipanti, come abbiamo detto, alla nostra ATI, lo faremo in 18 mesi, chiaramente questo è il tempo del progetto, speriamo di riuscire anche di anticiparlo un po', pur portando a conoscenza chiaramente già tutti i partecipanti, che il modello sarà ibrido, perché in presenza chiaramente avremo dei limiti, quindi sia in presenza sia a distanza attraverso le tecnologie che ci sono. E detto questo, anch'io concludo, ringrazio di nuovo la regione e i dirigenti, io unisco anche i ringraziamenti a Paolo Paolinelli, che secondo me per la regione ha fatto un ruolo fondamentale perché nasce da tanti anni, diciamo, fa questo percorso che abbiamo affrontato con gli incubatori e vede oggi, secondo me, un progetto innovativo e veramente in qualche modo particolare per la regione, ma che dove si può distinguere in maniera proprio, diciamo, specifica per questo target. Grazie a tutti. Grazie. Passiamo al progetto successivo, il focus sull'imprenditorialità. Ricordo che l'imprenditorialità è una delle chiavi di competenza fissate dall'Unione Europea. Quindi ecco, la tematica che noi oggi andiamo a trattare è una di quelle tematiche dove l'Unione Europea ha evidenziato nei suoi atti di programmazione e quindi in linea in un processo di attuazione da parte delle regioni della programmazione europea ci è sembrato ecco fondamentale poter andare a fare un intervento specifico su una competenza chiave oggi richiesta nel mondo imprenditoriale e dell'ecosistema imprenditoriale della Regione Marche. Il focus sulla green e blue economy verrà trattato da Giorgio Guidi dell'incubatore The Hive. Il titolo del progetto è Startup Club Marche in collaborazione con l'Università di Camerino, la Politecnica delle Marche, l'ente di formazione SIDA, Mashgreen SRL. Prego. Grazie. Il progetto Startup Marche, il progetto come diceva, innanzitutto volevo ringraziare io, l'assessore Rocchi e la dottoressa Paolinelli, perché effettivamente è un progetto sperimentale, effettivamente è un progetto che ci auguriamo possa essere l'inizio di un processo di attrazione, di tensione dei talenti marchigiani che spesso ci vengono da ecosistemi come quelli delle grandi
grandi città italiane, ma sempre di più anche da regioni europee che nella politica di attrazione dei talenti e di solidarietà stanno facendo una battaglia importante, come il Portogallo, l'Estonia, e noi siamo centrali, noi siamo le Marche, siamo centrali da un punto di vista della regione adriatico-ionica, e per questa ragione siamo concentrati su due filoni che riteniamo essere estremamente interessanti per le aree imprese, che sono tutto quello che gira intorno al mare, abbiamo 100 e passa chilometri di coste, ma sicuro che nel processo di digitalizzazione, ma di innovazione dei processi, quelli che sono settori tradizionali come quelli del mare, i giovani stanno portando modelli di business interessanti. La green economy, lo sappiamo tutti, è assolutamente uno dei filoni più importanti, soprattutto in una regione come questa che ha leadership in termini biologici. Posso unire quelli che sono imprenditori tradizionali a giovani che innovano con i loro modelli di business, che sono internazionali per definizione perché dominano le lingue, dominano i clienti, e pensiamo possa essere la strada più importante. Come pensiamo di farlo? Unendo l'ecosistema. Le Marche non sembra, ma hanno un ecosistema molto più forte di quello che si ha oggi. Tra un imprenditore che dice che i partigiani fanno le cose bene, ma non lo dicono. C'è un ecosistema nel sottobosco che in questi anni ha supportato chi vuole fare impresa, che se innovativa non innovativa. E nel primo evento che abbiamo fatto il 19 di gennaio, grazie alla Politecnica del Marche, alla Università di Camerino e agli altri partner, si da Giulio Masch, abbiamo visto che l'ecosistema risponde, e quando parlo di ecosistema parlo di associazioni di categoria, parlo di ordini professionali, parlo di co-working, parlo di altre start-up che si mettono a disposizione della loro esperienza. È andato, è il primo passo di questo progetto, però 58 relatori, di cui 20 start-up, anche start-up marchigiane che erano stagite all'estero, passando, scusate, dai, vi devo riportare tutti a casa, devo stare qui, devo stare a Milano, perché qui si vive bene e qui si può tirare su famiglia. Andare a fare una startup a Milano non ci va a riuscire a vedere solo per viverci. Qui non c'è più neanche ci porti a casa e ci dirazzi anche con il posto. E dicevo, il 19 sono stati 58 relatori, 20 le passi startup e tra collegati online e presenti più di 350 persone. È la prima tappa, e altre tappe le faremo successivamente. Abbiamo già iniziato gli orientamenti. Devo dire che, ricordo l'occasione della conferenza stampa, i NEET, come si dice, gli under 35, 18 anni, è vaccinata. Non so che le statistiche dicono il contrario, ma bisogna stimolare. È il vero lavoro che tutti e quattro le ATS dobbiamo fare, stimolare questi giovani che non è vero che la YOLO Generation è la vera nuova stile di vita, devono mettersi alla prova, devono sbagliare, e questi quattro progetti secondo me sono importanti per far sì che post pandemia questi giovani abbiano uno spazio dove imparare, affiancarsi, essere orientati, poi magari alla fine creare imprese. Creare imprese, il terreno, come diceva lei, assessore, è assolutamente fertile. Ci sono cittadine dove il tasso di imprenditorialità è 1 su 10, compresi gli anziani. Ecco, post-guerra hanno fatto tantissimo. Speriamo che post-pandemia questi progetti siano la prima fertilizzazione per un nuovo boom delle piccole e medie imprese, magari innovative, guidate da giovani, supportare le aziende tradizionali che hanno bisogno di innovazione e lo manifestano tutti i giorni. Da un punto di vista di contatto internazionale, noi abbiamo fatto un accordo con Tarangata, che è la rete di incubatori più grossa d'Europa e quasi
del mondo e 20 dei ragazzi che faranno il percorso di orientamento, formazione e passaggio verranno poi mandati all'interno degli incubatori e dei co-working della rete talentale che sono distribuiti un po' in tutta Europa. Perché si devono far contaminare e portare a casa queste esperienze. Vi grazie ancora della possibilità di dimostrare come BPCU, le AIR e gli altri incubatori in questi anni hanno provato a seminare e adesso, grazie alla regione, a fortificare questo ecosistema. Grazie. È vero, negli anni passati già gli incubatori della Regione Marche hanno fatto iniziative. Hanno fatto iniziative però prevalentemente forse senza la regione o non con un supporto così forte e in una logica strutturale. E con Paola Pavinelli, la collega che ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto insieme, è stato molto importante lo sforzo nel riportare questa attività all'interno del finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Questo perché? Perché in prospettiva, negli anni futuri, ci saranno risorse a disposizione anche per questa partita e quindi iniziare a ragionare insieme anche con voi sulle procedure e sulle modalità operative che poi danno attuazione agli interventi sin da subito, anche se adesso utilizziamo le risorse della vecchia programmazione comunitaria, sarà un valido esercizio che ci consentirà poi di dare seguito alla programmazione comunitaria nuova 2021-2027 del prossimo POR-FSE della Regione Marche. E sempre in questa logica di incrementare il tasso di natalità imprenditoriale abbiamo il progetto Digital Humanism and Entrepreneurship Contamination, ne parlerà Vincenzo Paoletti, l'ente di formazione Digital Smart e l'incubatore MICE. Buongiorno a tutti, grazie alla Regione Marche per questa iniziativa che è splendida e assolutamente centrata in questo momento storico regionale. E non mi dilungo nel ripetere quelle che sono le attività perché poi i progetti sono già belli da questo punto di vista. Io rappresento un'agenzia formativa, ma rappresento anche sono qui rappresentante del capofila che è un incubatore che ha sede a Terni e a Pesaro, qui nelle Marche. È un incubatore che lavora nel centro Italia, è l'abbreviazione di Maestral Innovation Creative Hub, e è certificato ovviamente, e diciamo, ha un'esperienza marchigiana perché molti soci sono nella nostra regione e quindi molte attività sono ricadute proprio, molte start-up sono nate proprio nella regione Marche. Tra gli obiettivi di MIC, scusate se leggo gli appunti perché non rappresento questa azienda, sono la contaminazione dell'imprenditorialità all'interno sempre del tema del umanismo digitale. E quindi imprese innovative che lavorano in maniera sinergica, centri di ricerca, università, laboratori e svolge anche servizi professionali di alta formazione proprio per investire nella conoscenza e nell'imprenditorialità. Digital Smart è un'agenzia formativa invece marchigiana, lo stesso, che ha sede a Fano e Iesi e si occupa anche digital, lo dice noi stesso, di digital transformation intelligente, ovvero cerca di mantenere una sensibilità e un'attenzione ai bisogni delle persone, mettendo però sempre al centro il concetto che lo scopo della tecnologia è quello di migliorare la vita dell'uomo e non essere solo fine a se stesso. E all'interno di questa compagine c'è l'università, come le altre, l'Università di Macerata, che ha dato un motto che è legato proprio all'umanesimo che innova. E in particolare l'umanesimo artificiale, dove poi sono nati addirittura dei percorsi di studio proprio specializzati. Non è ateneo di eccellenza che tutti conosciamo, e quindi un ateneo che è famoso nelle Marche, ma anche in Italia, per proprio le discipline umanistiche, e in questo periodo storico lo stesso sta tendendo molto verso l'innovazione, e quindi
per fare in modo che l'innovazione digitale sia uno sviluppo, un volano di sviluppo sociale, culturale ed economico. E all'interno di questa compagine c'è anche una startup, che tra l'altro di nome di fatto, perché si chiama proprio startup, è una startup pesarese che rappresenta un'impresa emergente proprio in quest'anno. Quindi tutti i partner sono legati dallo stesso filo conduttore, ovvero si occupano di nuove tecnologie di innovazione, ma si occupano anche di umanesimo, quindi di tutte le attività che sono legate all'umanesimo nelle sue declinazioni. Quindi si sono incontrati proprio perché il target sono i giovani che hanno una sensibilità, che hanno svolto degli studi in ambito umanistico, della cultura e soprattutto del sociale. Quindi c'è un forte orientamento in questi anni. Le attività che svolgeremo sono quelle chiaramente previste da bando, ci sarà un periodo di informazione che abbiamo già avviato, la lavoreremo su tutto il territorio e in particolare sul target che abbiamo individuato, che riteniamo molto importante perché spesso non è stato investito, invece c'è forte imprenditoria anche nel settore della cultura e nel settore del sociale. Non aggiungo altro, voglio solo ringraziare di nuovo la Regione Marche, la dottoressa Mondelli, il dirigente Rocchi, l'assessore Luzzi, perché effettivamente è un'iniziativa sperimentale nuova, ma ce n'è veramente bisogno in questo periodo, quindi è un momento veramente giusto. Grazie ancora. Grazie a te. Ce n'è bisogno perché in forte espansione anche l'economia del benessere. Sport e tempo libero. Soprattutto in questa situazione di pandemia che ci ha visti chiusi in casa, la voglia di uscire e stare all'aria aperta e sviluppare l'attività con il tempo libero, lo sport e quindi andare in propensione verso l'economia del benessere è il progetto di cui ci parlerà Stefano Tambornini di Wild Up. È un progetto in collaborazione con l'Università di Camerino, Techform, che è un ente di formazione accreditato della Regione Marche, Red Orange come startup. Red Orange, essendo come startup innovativa, anche Y2Y. Sono due startup innovative con noi nella sede di Stabilità. Buongiorno a tutti, sono Stefano Tambornini, direttore di Wild Up e capofila del quarto progetto, appunto, Life Science, Manufacturing for Science. Innanzitutto ringrazio la Regione, l'assessore Aguzzi, Massimo Nobile, il dottore Spaminelli per l'impegno e fatemi dire che sicuramente questo progetto è sicuramente una delle best practice a livello regionale, qui sicuramente Italia dovrebbe tendere perché ce n'è assolutamente bisogno. Magari c'è poco tempo, è già passato un minuto, mi soffermerò magari leggermente un po' di più sul perché, sul nostro DNA rispetto a tutte le attività che andremo a fare. Poi sul sito, anche sulle slide, sono dedicate in maniera assolutamente dettagliata. Fatemi fare solamente una premessa. Wild Up nasce a Chiavari, dove 15 anni fa è partita una... No, scusa, rimani sulla prima slide. Perché però mi sembrava giusto, rispetto anche a quello che ho sentito, fare questa premessa. C'è proprio il legame col territorio, la volontà di supportare i giovani e creare nuove aziende. Questo perché, appunto, 15 anni fa, quindi tanto tempo fa, a Chiavari è nata un'idea imprenditoriale, si chiama Y Scout, che dopo 15 anni ha creato 100 posti di lavoro, quindi 100 posti di lavoro in provincia. Cos'è Y Scout? È il più grande database al mondo, con tutte le immagini di tutte le partite e di tutti i club al mondo. Quindi è un YouTube e un LinkedIn di tutto il calcio mondiale. E questo è nato in provincia. È nato in provincia dall'intuizione di Matteo Capodonico, che ho conosciuto all'università tanti anni fa, e di Antonio Rozzi, un importante imprenditore che crede e vuole valorizzare il territorio. Per questo motivo è nato l'incubatore per creare e per cercare altre Y Scout, supportare altri progetti, per supportare i giovani.
e dare forma a quel lavoro in maniera strutturata, quel lavoro che loro facevano sabato mattina, perché incontrava i giovani. Cioè il fatto di avere dei progetti come questo, e quindi l'Italia, come si diceva prima, è il primo paese per NEET. Il problema è che questi ragazzi non cercano neanche lavoro, non solo sono disoccupati, non cercano neanche lavoro. Quindi il fatto di dargli una speranza, una positività nel fare le cose, questo sicuramente è fondamentale ed è questo, ed è la dinamica che noi abbiamo messo in atto. E quindi secondo me è ciò che sarà assolutamente vicino. Perché è importante, nella prima slide ho scritto disruption ahead, cioè il mondo è completamente cambiato. In una notte, Covid, diciamo così, chi poteva è andato in digitale. Quindi ci sono il mondo sta andando avanti ad una velocità pazzesca, sono sempre avvenute delle modifiche dalla ruota, alla moneta, alla rivoluzione industriale, ma non sono state mai così rapide, veloci e dirompenti. E quindi chi fa azienda deve capire quali sono i trend. Pensate a climate change, ma ce ne sono davvero tantissimi. Il ragazzo, che sia un imprenditore o un dipendente, deve capire appunto dal lato dove sta andando il mondo, deve, può essere anche di supporto con una mentalità nuova, nuovi skill che noi vogliamo offrire a questi ragazzi, di supportare anche le tante PMI del territorio. E come, per questo secondo me appunto è importante non essere da soli. Fino a poco tempo fa strumenti di questo tipo, un bando come questo, incubatori, non esistevano. È un qualcosa che sicuramente è fondamentale. Noi lavoreremo prevalentemente su quali verticali. Prima sullo sport, perché YLab nasce come incubatore sport e benessere. Vorremmo fare anche qualcosa anche con quegli ex atleti. E poi tutta la parte di life science, sfruttando e valorizzando tutte le competenze proprie anche dell'Università di Camerino, che fa parte dell'ABI, e poi avremo un focus particolare su turismo e tutto ciò che riguarda la valorizzazione del territorio. Abbiamo una roadmap dove appunto, come dicevano gli altri colleghi, ci saranno diversi tipi di eventi, informativi, consulenziali, ma ogni, diciamo, la particolarità è che tutti gli eventi seguiranno i tre filoni che dicevo prima, con momenti in cui verranno invitate aziende, mentori, imprenditori, startup, e poi momenti veri e propri laboratori in cui lavoreremo con i ragazzi, fino ad arrivare a momenti sia di orientamento lavorativo piuttosto che anche di matching, quindi matching con potenziali aziende, anche startup e perché no anche investitori. Partiremo con un roadshow nel mese di febbraio, Centro per l'impiego e università, e il 10 di febbraio ci sarà appunto il primo kick-off sul fare impresa si può. Visto che sono già andato un po' lungo con i tempi, però mi sembra di aver detto i concetti principali. Rispetto allo schema e alla roba che vedete, pensavo di replicarla su due cicli, e concludo con due cose, riprendendo e ribadendo appunto la centralità del capitale umano. La prima, volevo leggere appunto una frase, forse due hanno sentito il professor Diego Carmina, docente di filosofia e mancato nella tragedia di Via Paratura. Leggo solo due righe. La vita non è una felice, la vita si abbracca, si zala, si conquista. Non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordete la vita. Voi non siete il futuro, siete il presente. Questo insomma, è il messaggio che vogliamo dare ai giovani. Ultimissima cosa, il sito dove trovate tutte le informazioni, la roadmap, tutti gli eventi, che appunto si chiama Fare Imprese Si Può, ci ricorda quello che più di 10 anni fa Mario Monti disse a Matteo Campodonico, che era il fondatore di My Scout, l'azienda da cui è nato tutto il nostro progetto. Mario Monti disse in un'occasione: anche a chiave si può. Quindi, secondo me, questa frase pronunciata dalla loro premier, come dire, dopo aver incontrato e conosciuto questa realtà,
come deve essere di buon auspicio per tutti, rappresenta un incoraggiamento per noi di fare bene dove si è, non necessariamente a Milano o a Roma, ma anche nelle Marche e grazie. Grazie a questo spiegato, ma insomma. Bene, grazie Assessore, non so se vuoi... No, io non è che devo aggiungere altro, più che altro non so se ci sono, vedo alcuni giornalisti, anche agenzie collegate, se ci fosse o meno qualche domanda, non mi sembra di vedere manine alzate, ma se ci sono o ci fossero, siamo qui anche per questo. In attesa di questo, io non è che devo, ripeto, aggiungere altro, ho capito un po' meglio le varie specificità, diciamo così, che voi proponete, sono similari sotto alcuni punti di vista, perché ovviamente tendono tutto al digitale, all'innovazione, ma non potrebbe essere diversamente in questo momento per chi vuole fare attività di impresa, perché comunque sia ci si incanala su queste esigenze indubbiamente, al di là delle specificità che si possono mettere in campo. Interessante che quest'ultima cosa legata magari a un filone, no? Particolare, quello magari del benessere sportivo, eccetera, che non avevo intuito, non sapevo nel senso che ci fosse tra le proposte, ma ugualmente interessante ovviamente quelle portate avanti dagli altri esponenti dei vari incubatori di impresa e associazione temporanea di imprese. Io, se non ci sono domande, se non ci sono situazioni di altro genere, ringrazio chi ha ascoltato, ringrazio chi ha organizzato, ringrazio chi ha partecipato e metterà in campo ovviamente tutte le proprie capacità, proprie intelligenze, proprie esperienze per fare del nostro meglio, per dare il contributo a questa nostra regione, a questo nostro territorio, signori. Quindi vi ringrazio anticipatamente. Grazie.